Eccoci qua di nuovo in diretta, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto un po' di problemi ma li abbiamo risolti. I nostri tecnici, la nostra squadra tecnica è composta da eccellenti professionisti. Allora andiamo subito a salutare, che è stata sulla sedia poverina in ansia per questa intervista, andiamo subito a salutare lei, è stata evocata in 100 messaggi arrivati dal centro commerciale Capania dai suoi colleghi. Pink Lemon è qui, ciao! Ciao Carmen, salve a tutti! Ciao Rosa, benvenuta al premio Mia Martini. Grazie. Allora, raccontaci di te. Allora, lavoro appunto al centro commerciale Campania. Sei una fumettista, ti interessi di fumetti, mi dicevi? Sì, lavoro appunto nella fumetteria che si trova nel centro commerciale. Senti, che fumetto sei tu? Io sono per lo più un manga, quindi ecco. Fumetti quelli giapponesi. Più buffi che mai. Sì, vabbè, ce ne sono poi un bordello di generi, quindi. Senti, quanti anni hai? Ne ho 28. Quindi arrivi, hai detto, dalla campagna, da Caserta? Sì. No, da Casandrino, in provincia di Napoli. Ah, bene, quindi salutiamo anche tutti i tuoi concittadini che sicuramente ci staranno ascoltando. Allora, raccontaci di te professionalmente, Rosa e la musica. Ok, allora, questa passione da quando ho memoria, infatti i primi ricordi che ho legati al canto sono praticamente io con il registratore della Chicco che canto le canzoni della Sirenetta, le canzoni dei cartoni animati, quindi diciamo che è un bel po' di tempo che... Va indietro nel tempo, esatto. La tua passione. Esatto. Poi hai cominciato a studiare seriamente quando? Da 2 anni e mezzo. Ti sei messa sotto e hai detto adesso se lo voglio fare lo faccio professionalmente, lo faccio bene. È il tuo primo grande concorso? Sì. Ecco. È il mio primissimo concorso in assoluto, quindi... Hai cominciato col botto, esatto. Dal più grande di tutti e domani sarai messa alla prova. Sì, per me già è un grande traguardo essere qui, quindi... Aver superato tutte le selezioni, esatto. Certo. Domani sarai davanti alla commissione per regalare a loro di te che cosa? Allora... cercherò di comunque comunicare qualcosa, perché quello che mi piace fare, cioè vedere comunque le persone, le espressioni, persone che si emozionano appunto quando sentono la tua voce, e porterò come brano Quello che ci resta di Ermal Meta. Ah beh, Ermal Meta è che uno dei miei cantanti preferiti. Direi, è preferito di molti di noi, perché insomma lui è davvero molto bravo e scrive benissimo. Tu scrivi? Ci sto provando. Stai provando e stai iniziando a mettere in parole le tue emozioni. Sì, finalmente, dopo vari tentativi, forse qualcosina ci sto riuscendo. Qualcosina sta venendo fuori. Sì. Non demordere, continua ad allenarti da questo punto di vista. Senti, che cosa ti regala cantare? E tantissime emozioni, cioè, sto benissimo sul palco, quindi è quello che mi piacerebbe fare sempre. Un attimo prima di salire cosa passa attraverso la tua testa? Ansia. Un attimo dopo essere scesa? Gioia, adrenalina, inizio a scattare sia prima che dopo, quindi non riesco a stare ferma e molti qua dentro l'hanno potuto già vedere. Senti, tanti ti stanno scrivendo da casa, ti stanno sostenendo, tanti amici, un messaggio per loro? Grazie a tutti. Aspettatela a casa, porterà a casa, speriamo, il passaggio alla fase successiva. Noi te lo auguriamo, Grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Il limone serata. Più bello d'Italia. Grazie. Ciao, Rosa Limone, ciao.